Ci siamo mai chiesti perché il frame rate ideale al quale dovremmo giocare per molti anni è stato 60 fps? Cioè, perché 60, non 45, non 70, non 69? Oggi andremo a spiegare un pochettino il perché di questa cosa e soprattutto vi darò un paio di dettagli tecnici, un pochettino di cose interessanti, così da farvi capire per bene tutto quanto questo argomento, che è molto molto interessante, ad essere sinceri. Dobbiamo cominciare con una digressione però di circa 100 anni, quando i fratelli Lumière, così, con la R francese, cominciarono a creare il cinematografo. Non la smetto, faccio la persona seria. Dobbiamo tornare al tempo in cui i fratelli Lumière costruirono il primo cinematografo, cioè la prima sala cinematografica in cui proiettare dei film. Adesso i fratelli Lumière capirono che per dare l'idea di movimento e per controbilanciare il tutto con i costi di produzione, appunto, della pellicola, di reperibilità della pellicola, bisognava mettere davanti agli occhi della persona che guardava il contenuto 25 immagini in un secondo, così che il tutto non apparisse a scatti, comunque apparisse bello fluido. Adesso vi faccio capire una cosa. Questo video che voi state guardando al momento su YouTube è registrato a 24 fotogrammi al secondo, perché i canoni del cinema sono rimasti quelli sin da allora. Cioè, i film vengono girati più precisamente o a 24 o a 25 o a 23.976 fotogrammi al secondo. Ma quindi, perché questo non vi sembra scatti e invece un videogioco, se giocato a 24 frame al secondo, probabilmente andrà a scatti? Adesso vi faccio capire. Ciò che state vedendo è un prodotto pre-renderizzato, cioè un insieme di immagini che un software di editing ha incollato l'una dopo l'altra e il vostro riproduttore di media sta praticamente riproducendo con un frame rate costante. Ok? Quindi che significa? Che se questo video è 24 frame al secondo, ogni secondo voi vedrete 24, appunto, immagini. Il videogioco non funziona così. Il videogioco ha un motore grafico che renderizza il mondo attorno a voi in tempo reale. Significa che se per esempio voi state guardando in una direzione in un videogioco che è totalmente pianeggiante, vi girate e ci sono delle montagne, il motore di gioco deve renderizzare in quel momento le montagne o comunque i palazzi, queste grandi costruzioni poligonali, e ovviamente richiederà più prestazioni dalla vostra CPU o dalla vostra GPU. Ovviamente questo vale sia per le console e vale anche per i PC. Se all'improvviso viene chiesta potenza o performance in più da queste due componenti, può darsi che ci sia un calo di prestazioni. Vi faccio capire subito cosa intendo. Sulla PS2 c'erano i videogiochi che andavano per la maggior parte a 50 frame al secondo. Perché poi allora dalla PlayStation 3 sono cominciati a uscire giochi che andavano a 30, 28, 29 frame al secondo? Ricordate un pochettino i giochi per PlayStation 2 come erano? Vi porto un esempio molto semplice: Metal Gear Solid 2 o Devil May Cry 3. Erano dei videogiochi che erano estremamente fluidi, però erano divisi per stanze. Il passaggio da una stanza all'altra permetteva alla console o comunque al PC dell'epoca di renderizzare e rendere stabili le prestazioni all'interno di quell'area ben definita. Con la PlayStation 2 però c'era un gioco molto particolare, cioè GTA San Andreas. Chi ricorda GTA San Andreas e quella maledetta moto con quel fantomatico 46 attaccato su? Quella moto, essendo la più veloce del gioco, poteva farvi sfrecciare da Los Santos a San Fierro in pochissimo tempo. Ma cosa succedeva quando attraversavate alcune aree molto velocemente? Le texture non venivano caricate. I modelli poligonali c'erano, attenzione, ma non c'erano le texture che ricoprivano appunto la strada, il ponte, qualsiasi cosa sulla quale voi steste andando. E quindi la console non aveva il tempo di caricare tutta l'area. Dato che i giochi open world o comunque free roaming hanno comunque cominciato a riscuotere un discreto successo, un enorme successo che tuttora vediamo, tutti i giochi sono praticamente open world, su PS3, dato che c'era un improvement sia dal punto di vista della grafica, sia delle texture, sia dei modelli poligonali, hanno cominciato praticamente ad uscire giochi che andavano col frame rate molto più basso, perché bisognava dare
tempo a tutto il sistema di caricare mano a mano ciò che la draw distance del videogioco permetteva appunto di vedere. La draw distance è quell'impostazione grafica che vi permette di decidere quanto lontano il vostro personaggio riesce a guardare e quanto orizzonte viene renderizzato, cioè vi fa capire quanto lontano può arrivare appunto il rendering del videogioco. Torniamo al succo della discussione, cioè 60 frame al secondo. Perché? Raga, provate a fare una cosa, provate a impostare un gioco a 30 frame al secondo e a un certo punto impostarlo di botto a 20 e poi farlo risalire. È brutto, molto brutto. Provate invece a impostare un gioco a 60 frame al secondo, fatelo scendere di botto a 50 e poi fatelo risalire. Non è così brutto. Il frame rate più alto serviva soltanto, serve tuttora, a smussare l'effetto della perdita di prestazioni che si avevano quando bisognava renderizzare qualcosa di grande, qualcosa che era non presente sulla scena ed era comunque in mole poligonale molto massiccia. Vi faccio un esempio molto classico. Siete nell'arena dei gladiatori, Shadow of Rome per esempio, combattete i nemici, a un certo punto deve uscire il gladiatore, quello grosso, quello forzuto. C'è una piccola cutscene. Quella piccola cutscene permette al videogioco di caricare tutto, di caricare i modelli poligonali, le texture, l'intelligenza artificiale di quel personaggio in particolare e quindi di non far abbassare il frame rate o almeno non farlo abbassare di troppo. Un altro esempio molto molto stupido, God of War. God of War abusa della meccanica del aprire la porta. Voi dovete mettere le mani sotto la porta, premere il tasto cerchio e Kratos apre la porta. Quello è un altro sotterfugio per caricare l'area che c'è dopo e non andare a pesare sulle prestazioni. Reso poi molto più effettivamente simpatico col fatto del battle mashing di premere il tasto. Vogliamo tornare ancora indietro? Vogliamo parlare di Ratchet & Clank per PlayStation 2? Vi ricordate che per andare da un pianeta all'altro in Ratchet & Clank c'era la cutscene della navicella che sfrecciava in varie direzioni? Molte volte sulla mia PlayStation 2 il gioco si bloccava, ma il video della navicella continuava ad andare. Questo mi fece capire che probabilmente il video era totalmente distaccato da quello che veniva renderizzato in quel momento sulla console. Quindi il fatto che a 60 frame al secondo l'immagine permanga sullo schermo per molto meno tempo rispetto a 30 frame al secondo, il tutto sia più fluido, sia più bello, ci sia meno input lag, diciamo che non è voluto. È semplicemente la conseguenza, ottima conseguenza, mi permetto di aggiungere, di un sotterfugio tecnico che gli sviluppatori hanno dovuto architettare affinché non si andassero a vedere cali di prestazioni su console, PC o comunque qualsiasi piattaforma da gioco. Raga, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G e ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ciao belli!